questa nuova puntata di Voyager parleremo di Giotto, uno dei più grandi artisti italiani di sempre, riconosciuto in tutto il mondo per le sue opere che hanno rivoluzionato l'arte medievale e posto le basi per l'arte rinascimentale. Abbiamo scarse notizie biografiche sul conto di Giotto. Si dice che sia il figlio di un fabbro di nome Bondone. Egli nasce con una certa probabilità nel quartiere fiorentino di Santa Maria Novella. Invece, secondo la tradizione, Giotto proveniva dal colle di Vespignano. In ogni caso, la sua famiglia possedeva case e terre. La data di nascita non è comunque certa, anche se la maggior parte degli studiosi è ormai concorde nel collocarla intorno al 1267. La formazione artistica fiorentina di Giotto è molto incerta, iniziata con molta probabilità nel 1280. Alcuni storici ritengono che in questo periodo Giotto si trovava nella bottega di un già noto artista fiorentino di nome Cimabue. Ma questo purtroppo è sicuramente una fantasia dello scrittore e scultore rinascimentale Lorenzo Ghilberti, secondo cui Cimabue scoprì le abilità del giovane Giotto vedendolo disegnare su di una roccia una pecora che pascolava. Alla fine degli anni 80 del 200 Giotto si trova a Roma, dove ha l'occasione di confrontarsi con i più grandi esponenti di quell'epoca, come Pietro Cavallini, lo stesso Cimabue e soprattutto Arnolfo, che lo aiuta molto nella sua maturità artistica. Ci sono varie leggende che avvolgono la figura di Giotto. Ad esempio sappiamo, grazie a Giorgio Vasari, che secondo la descrizione di Boccaccio ci dice di lui: non c'era nessun uomo più brutto nella città di Firenze. Oppure, grazie a Boccaccio, amico storico di Giotto, sappiamo che era un uomo dalla battuta sempre pronta. Questo venne scritto nel Decameron. Oppure alcuni storici dicono che Giotto era un uomo attaccato ai soldi. Non solo dipingeva, ma arrotondava il suo stipendio affittando telai ai tessitori poveri che non erano in grado di permettersi gli strumenti di lavoro. E si sospettava anche che facesse usura. Ma ci sono ben due leggende che definiscono la grandezza artistica di Giotto. Si racconta che il giovane Giotto, quando era ancora a bottega presso Cimabue, dipinse una mosca sul naso di una figura creata dal maestro e che Cimabue si accorse dello scherzo solo dopo aver cercato diverse volte di mandarla via. Come vedremo, Papa Bonifacio VIII, nell'atto di bandire il giubileo del 1300, era in cerca di un artista a cui commissionare il proprio ritratto e gli fu suggerito Giotto. Si dice che Giotto, durante l'incontro con il Papa per dare prova delle proprie abilità, disegnò un cerchio su una tela. La semplice ma perfetta opera bastò a Bonifacio VIII per comprendere la qualità dell'artista. Tra il 1290 e il 1296 l'artista fiorentino è ad Assisi, dove partecipa alla decorazione della chiesa superiore della Basilica di San Francesco. Nel 1300 si ha notizia di un nuovo soggiorno romano in occasione del Giubileo, infatti fu chiamato da Papa Bonifacio VIII per il ritratto del Papa. Mentre fra il 1302 e il 1305, dopo una breve ma fruttuosa permanenza a Rimini, è senza dubbio a Padova, dove affresca la cappella della ricca famiglia Scrovegni. Seguono, anche se scarsamente documentati, vari altri soggiorni ad Assisi, a Firenze e a Roma. Intorno al 1320-1325 Giotto è più ripreso a Firenze, dove affresca nella Basilica di Santa Croce la Cappella Bardi, mentre tra il 1328 e il 1333 alcuni fonti ne testimoniano la presenza a Napoli, al servizio del re Roberto d'Angiò, che lo nomina suo familiare. Dopo un probabile breve passaggio a Bologna nel 1334, ormai al culmine della fama, Giotto rientra definitivamente a Firenze, dove assume la carica di Magister et Gubernator, cioè capomaestro e sovrintendente del cantiere di Santa Maria del Fiore. Egli però, più che della cattedrale, si occupa del campanile, del quale disegna verosimilmente la parete basamentale e rilievi esagonali che la ornano. Nel 1336, poi, Giotto si reca a Milano, presso la famiglia Visconti, ma del suo operato, forse consistente in alcune decorazioni all'interno del loro palazzo, non è rimasta alcuna traccia certa, così come di un ipotetico soggiorno francese ad Avignone.
L'anno successivo, infine, è nuovamente a Firenze, dove muore circa settantenne l'8 gennaio del 1337. Giotto rompe definitivamente la tradizione bizantina per ricollegarsi invece con i classici romani. Con Giotto abbiamo un nuovo senso dello spazio e un ritorno al naturalismo, grazie all'utilizzo di una nuova prospettiva molto intuitiva, perché la vera prospettiva arriverà con i Brunelleschi nel 1800, e grazie anche all'uso sapiente dei colori e di un chiaro scuro morbido e leggero, che conferisce alle proprie pitture verosomiglianza, inaugurando una moderna visione della realtà. Abbiamo il passaggio dalla natura bidimensionale che caratterizzava le opere del 200 alla natura tridimensionale, esso in tal modo appare più vicino al naturale, in cui paesaggi e architetture riescono a dare chiarezza alla composizione e profondità alla scena. L'intenso azzurro poi è ripreso dalle pitture pompeiane. Poi, i volti dei suoi personaggi non sono più ripetitivi o convenzionali, ma rappresentano varie emozioni, in altre parole vivono. Infine, Giotto si distacca dalle convenzioni e simbolismi medievali. Infatti, Giotto cerca di figurarsi lo svolgimento dei fatti nel modo più semplice e naturale possibile, come forse sono accaduti. Giotto è uno dei più grandi di sempre, lo sappiamo, egli infatti viene enormemente stimato già dai suoi contemporanei. Giovanni Boccaccio, ad esempio, dirà di lui nel Decameron, il miglior dipinto del mondo. Gli fa eco il cronista fiorentino Giovanni Villani, che riconosce in lui il più sovrano maestro stato di pittura che si trovasse al suo tempo e quelli che più trasse ogni figura e atti al naturale. Anche Dante Alighieri, del resto, loda apertamente l'artista, dedicandogli una famosa terzina del Purgatorio. Credeteci, ma voi nella pittura tenerlo campo. E ora Giotto, il grido sì che la fama di colui è scura. Il giudizio più celebre è quello di Cennino Cennini, che formulò uno dei giudizi più critici e acuti su Giotto, definendolo colui che rimutò l'arte del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno, ed ebbe l'arte più compiuta che avesse mai più nessuno. In seguito anche Lorenzo Ghilberti ribadirà il concetto, definendolo inventore e trovatore di dottrina. Da allora in poi, la fortuna di Giotto non conoscerà più tramonto. Makes me feel alive. Purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Da Roberto Giacobbe è tutto. Alla prossima puntata di Voyager.